Partiamo da una, da un paio di curiose coincidenze. I primi due lettori tedeschi di Sorel sono Benjamin e Schmidt. Il saggio sulla critica della violenza di Benjamin è del 22. Il libro molto bello, il libretto molto bello di Schmidt, dove c'è un capitolo su Sorel, è del 23. Negli stessi mesi, sullo stesso autore, solamente con finalità diverse. Il punto di partenza è il diritto come violenza. E da questo punto di vista non c'è niente di strano. Il diritto è violenza. È, anzi, è ragione più violenza. È ragione più violenza in atto, quando c'è una pena, ed è ragione più violenza quando esso viene posto originariamente. Tutto ciò Benjamin lo chiama manifestazione mitica della violenza immediata. È un modo di abitare la storia che, dice Benjamin, è profondamente identica ad ogni potere giuridico e fa sì che ogni potere giuridico e fa sì che noi possiamo essere certi della perniciosità della funzione storica del potere giuridico e che quindi fa sì che noi ci rendiamo consapevoli della necessità di distruggerlo. Dobbiamo pensare una violenza pura immediata che possa arrestare il corso della violenza mitica. La violenza mitica è la violenza della favola, mythos, cioè è la violenza che si racconta. La violenza pura, immediata, invece, è una violenza che non parla, che non si racconta, che interrompe il corso dell'altra. Se la violenza mitica pone il diritto, la violenza divina lo annienta. Se quella, la violenza mitica, pone limiti e confini, questa, la violenza divina, o detto anche violenza pura e immediata, questa distrugge senza limiti. Qui siamo davanti a un Bakunin infinitamente potenziato. Chi parla non è il proletariato, chi parla è Dio, il Dio della vendetta. La violenza mitica è violenza sanguinosa sulla nuda vita in nome della violenza. Pura violenza divina è invece violenza sopra ogni vita in nome del vivente. Certamente la violenza divina si caratterizza per l'assenza di ogni creazione del diritto. Certamente è falsa e miserabile la tesi che la semplice esistenza è superiore all'esistenza giusta, cioè che è meglio vivere che vivere nella giustizia. Esistenza non può voler dire soltanto nuda vita. L'uomo non coincide con la nuda vita dell'uomo. Andiamo alle tesi sulla storia. Vedete che qui teologia è tanto la cattiva eccezione quanto la buona eccezione. Certamente è sempre, siamo sempre in una teologia dell'eccezione. Testo tardo, le tesi di filosofia della storia, ed è tutta costruita sopra la teologia dell'attimo. Qual è il nemico? Lo sviluppo storico, che è lo sviluppo del sempre uguale, cioè della violenza mitica e della posizione di ordinamenti. In questo testo tardo, tesi sulla filosofia della storia, c'è da parte di Benjamin l'uso di un lessico marxista, quindi egli si definisce materialista storico,
E la sua tesi è che il materialista storico ha come obiettivo fondamentale quello di interrompere la storia, di guardare la storia come un cumulo di tragedie e di rovine e di interromperla, come un susseguirsi di catastrofi e di violenze. A questo punto non siamo più nel generico, sono le violenze patite dagli oppressi, e interromperle con la ultraviolenza della rivoluzione. Ultraviolenza che è niente meno che l'interrompere la storia. E l'interruzione della storia significa valutare la storia non come un continuum, ma come un susseguirsi di attimi, cioè in ciascuno dei quali può introdursi il Messia sulla base della escatologia ebraica, appunto. Un Messia che è portatore della spada, non è solo un redentore, ma il vincitore dell'anticristo. Il materialista storico vede il passato come un cumulo di rovine, certo, e tuttavia è capace di accendere nel passato la favilla della speranza. Perché il materialista storico è compenetrato dall'idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico se egli vince, e questo nemico non ha smesso di vincere. Cioè il gioco, la posta in gioco è la reinterpretazione, la interpretazione del passato. Non la puoi lasciare alla autogiustificazione, alla mediazione. Non puoi lasciare che il logos emerga dall'immanenza. Eh no. Dall'immanenza emerge solo il racconto dei vincitori. Devi essere capace di guardare il passato con l'occhio di chi vi vede rifulgere momenti, attimi, faville di speranza, nella speranza che prima o poi il Messia passi attraverso un attimo e interrompa il corso del mondo. Dunque due stati d'emergenza, il cattivo stato d'emergenza, le macerie, il buono stato d'emergenza, l'attimo. Il materialista storico, cioè lui, non può rinunciare al concetto che il presente non è un passaggio, ma è in bilico nel tempo ed è immobile. Come si sforza di contraddire la mediazione. Dire è immobile, dire non è un passaggio, vuol dire non c'è sviluppo, non c'è progresso, non c'è svolgimento. Lo storicismo postula un'immagine eterna del passato. Il materialista storico postula un'esperienza unica con esso. Egli lascia che altri sprechino le proprie forze con la meretrice il cui nome è C'era una volta nel bordello dello storicismo. Egli, il materialista storico, rimane signore delle sue forze. È uomo abbastanza per far saltare il continuum della storia. Il racconto C'era una volta, che ricostruisce la storia come unità di svolgimento, è una meretrice con la quale l'uomo consuma le proprie forze e invece le deve conservare per quello che basta per vedere la storia come attimi e il presente come l'attimo della possibilità del rovesciamento della storia. Il materialista storico affronta un oggetto storico unicamente e solo dove esso gli si presenta come monade. In questa struttura egli riconosce il segno di un arresto messianico dell'accadere o, detto altrimenti, il segno di una chance rivoluzionaria nella lotta per il passato oppresso. Egli la coglie per far saltare un'epoca determinata dal corso omogeneo della storia, come per far saltare una determinata vita dall'epoca, una determinata opera dall'opera complessiva. Il risultato del suo procedere è
che nell'opera è conservata e soppressa l'opera complessiva. Nell'opera complessiva è conservata e soppressa l'epoca e nell'epoca l'intero decorso della storia. E sta dicendo che sta parlando male della prospettiva. Non si può guardare indietro, non si può, cioè qui è contro l'Erinnerung, ma è anche contro il comunismo come processo. Non si può vedere la storia come uno sviluppo, come una prospettiva, appunto. Bisogna riuscire a vederla fatta di attimi, in ciascuno dei quali si è consumata una tragedia, ciascuno dei quali riassume in sé un'epoca. Qui sta forzando oltre misura il concetto dialettico di infinito che sta dentro il finito, che è il concetto della coscienza luterana in Hegel, che è il concetto della dialettica della logica di Hegel, che è il concetto in Marx della merce che contiene l'intero capitalismo, perché ne contiene il processo. E qui sta dicendo che tutto ciò va bene, cioè che l'infinito stia dentro il finito va bene, purché questo star dentro non sia interpretato in prospettiva come uno sviluppo, per cui da uno ieri meno potente e meno sviluppato si giunge evolutivamente a un oggi più potente e più sviluppato. No, non è così. La storia è storia in cui ogni attimo contiene l'infinità della storia come catastrofe e al tempo stesso ogni attimo può essere, sarebbe potuto essere, l'attimo, il pertugio attraverso il quale entra il Messia. Tutto uguale, l'eterno ritorno dell'oppressione e l'eterno ritorno della liberazione messianica, l'eterna possibilità della liberazione messianica. E qui c'è proprio una... Se noi... Del resto c'è il famoso riferimento a Paul Klee, cioè a uno che non dipinge più con la prospettiva. Non c'è più la bella narrazione, è smascherata una volta per tutte. E poi c'è appunto quella... quell'idea del tempo ora, il presente è il tempo ora in cui si condensa un'epoca. La storia è un disseminarsi di schegge di tempo messianico. La Torah e la preghiera liberano dal fascino del futuro a cui soggiacciono quelli che cercano informazioni presso gli indovini. Qui sembra che riprenda la posizione marxiana, cioè non si possono scrivere ricette per l'osteria dell'avvenire. In realtà sta dicendo molto di più, sta dicendo non c'è alcun processo. Chiedere cosa sarà il futuro vuol dire credere che il passato prema evolutivamente sul presente verso il futuro. Non è così. Dal passato vengono solo macerie. Quelle macerie ci interessano, ma non perché abbiano in sé una prospettiva di riedificazione. No, no. Ci interessano perché sono la dimostrazione che la storia è fatta del sempre uguale, cioè del susseguirsi degli attimi che sono stati finora gli attimi della distruzione e non di meno possono essere gli attimi della salvezza messianica, perché proprio la Torah che diceva agli ebrei non andate a chiedere agli indovini il futuro, come diceva non dipingete, non raffigurate Dio, proprio quella stessa Torah diceva che ogni secondo può essere la piccola porta da cui può entrare il Messia.
Questa è la decisione, la piccola porta da cui entra il Messia è la decisione, solo che è la decisione che dà salvezza, che naturalmente per Schmitt sarebbe qualcosa di assolutamente blasfemo. Come per Benjamin è assolutamente blasfemo che il susseguirsi delle decisioni sia un farsi immagine, cioè farsi forma. Sono fatti per incontrarsi e per non capirsi.